E questo è domenica 1° dicembre, eccolo qui. Notizie del TG1, l'allerta terrorismo e la minaccia di scontri tra manifestanti e polizia trasformerà Ischia domani e dopodomani in un'isola militarizzata. Circa 1.800 agenti delle forze dell'ordine saranno impegnati per proteggere la riunione tra i ministri dell'interno del G7 e fare gli onori di casa. A fare gli onori di casa sarà Marco Minniti, presidente di turno per l'appuntamento di rito dei Big Seven. Come di consueto, anche per questo evento si è attivata la rete Stop G7 con rappresentanti dal mondo antagonista provenienti dal resto d'Italia ed Europa. L'attenzione è alta e lo dimostra la riunione del Comitato Ordine Pubblico che si è svolta ieri alla Prefettura di Napoli fino a tarda sera, in cui si è deciso di concedere l'autorizzazione ai manifestanti per sfilare a Ischia, ma con un percorso limitato che non ostacoli gli arrivi e le partenze delle navi al porto e che non invada il centro storico dell'isola. Rapine, traffico di droga tra Salerno e E Napoli. Sono questo è 53 indagati rinviati a domenica giudizio 1 nell'ambito dicembre. dell'operazione Italo, messa a segno dai carabinieri della compagnia di Battipaglia, diretti dal maggior Eric Fasolino, che nel settembre 2016 portò all'esecuzione di misure cautelari nei confronti di 62 soggetti accusati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alle rapine e al traffico di sostanze stupefacenti. Si tratta della vasta operazione della DDA di Salerno, Esatto. che lo scorso anno ha sgominato una rete di pusher e capi che spaziavano dai Vicentini alla zona orientale di Salerno. La prima udienza è fissata per il 27 novembre davanti alla seconda sezione penale. Per evitare la registrazione delle velocità di percorrenza e fare in modo che non venissero annotati i mancati periodi di riposo, manomettevano i cronotachigrafi con una calamita o sostituendo i sensori di movimento. Il trucco alterava le registrazioni, ma allo stesso tempo disattivava l'ABS, rendendo pericolosi gli autoarticolati o autocarri. Lo hanno scoperto i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli, che negli ultimi giorni hanno effettuato verifiche su più di 100 autoarticolati e autocarri in collaborazione con i tecnici della motorizzazione civile durante il giro di verifiche, autisti di ditte di trasporto internazionale, sia intra che extra Unione Europea, sono stati trovati non in regola con la documentazione sui trasporti internazionali. E a proposito dei trucchi per il cronotachigrafo, invece sono stati denunciati un cinquantenne di Scafati, un 59enne e un trentenne di Afragola, che dovranno rispondere di rimozione di cautele contro gli infortuni, ritirate 9 patenti di guida e scoperti vari casi di eccesso di velocità o mancato periodo del prescritto riposo e sottoposti a fermo amministrativo 14 autocarri. I carabinieri della compagnia di Giuliano sono stati impegnati da questa mattina in un'operazione alto impatto nella zona delle palazzine di Corso Garibaldi a Grumonevano, in provincia di Napoli. La zona di edilizia popolare, conosciuta come Parco Icesnei, ha visto gli uomini agli ordini del capitano Antonio De Lise effettuare controlli e perquisizioni. Nel complesso abitativo risiedono circa 90 famiglie, molte delle quali occupanti. Particolare attenzione è stata rivolta alle intercapedine e ai vani ascensori degli edifici. In un primo bilancio sono state ritrovate una pistola, mazze di ferro e in un garage oltre 10 kg di sigarette di contrabbando. E non ce l'ha fatta il 37enne ustionato dell'incendio scoppiato a Napoli venerdì scorso nell'appartamento in cui viveva in via Belvedere al Vomero. L'uomo che aveva ustioni sul 70% del corpo è morto. Era ricoverato al reparto grandi ustionati del Cardarelli. I medici hanno fatto di tutto per salvargli la vita, ma le sue condizioni erano estremamente gravi. Il rogo ha distrutto tutto l'appartamento. Il 37enne era l'affittuario della casa al piano rialzato. Non sono ancora chiare le cause dell'incendio. Polizia e vigili del fuoco stanno indagando ad ampio raggio. Gli agenti del commissariato di polizia Vasto Arenaccia di Napoli hanno arrestato un algerino di 28 anni per il reato di tentato furto con strappo aggravato. I poliziotti, transitando in piazza Garibaldi, angolo Corso Umberto, hanno notato il ladro mentre apriva la cerniera di uno zaino portato in spalla da un 52enne napoletano che non si era accorto di nulla. Prontamente gli agenti sono intervenuti e, dopo un breve inseguimento a piedi, sono riusciti a bloccare il ladro. L'algerino è stato condotto al carcere di Poggioreale dopo essere stato dichiarato colpevole e condannato la pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione al pagamento di una multa di 300 euro. Un grave incidente stradale avvenuto sull'autostrada A1 Milano-Napoli all'altezza del chilometro 694 tra San Vittore e Caianello in direzione di Napoli. L'incidente ha visto coinvolta un'autovettura a bordo della quale una persona è rimasta uccisa per lo schianto contro la barriera spartitraffico. E di nuovo, amici, per domenica 1° dicembre devo staccare.